ascoltare i Pure Sound, che poi vi farò vedere. Ah, i coglioni sopra, maledetti tombini, madonna che dolore, non farò più figli. Cioè adesso io non voglio dire niente contro le donne, però lo dico. Ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Passione Motori. Guarda, sembra farla apposta, stiamo passando davanti proprio al concessionario Kawasaki, dove dovrò portare domani la mia moto per un problema che ho riscontrato. Yeah! Stanno aprendo una pista di kart qua, e a me piacerebbe tantissimo fare un evento e farci una gara sui kart tutti insieme. Cioè a me la cosa gaserebbe di brutto. Poi ovviamente facciamo anche il video, quindi se venite finite anche sul canale, una roba figa. Allora, in poche parole, oh mio Dio, ma cos'è tutto sto traffico? Io sto andando adesso in una stradina un po' carina che avevo fatto guidando il TM per farmi un giretto con la mia moto, dato che è venerdì pomeriggio, sono appena uscito da lavoro, ormai sta facendo quasi buio, bisogna andare a divertirsi un po' per terminare bene la settimana. Sto andando a fare questo giro nonostante abbia riscontrato un problema alla forcella. Ve ne avevo parlato appunto nel video dove poi con la moto andavo pure in off-road, ma vabbè, non è che andavo a fare off-road, andavo dentro un prato per visitare una cascina che poi era crollata. Allora, partiamo dall'inizio. Ho comprato questa moto usata, ma con pochissimi chilometri, aveva 900 chilometri. L'ho presa a Genova, quindi poi vabbè, ora che l'ho portata a Milano ne ho fatti su altri 200 più o meno. E tanti magari si chiedono perché l'ha venduta, eh? Perché era scassata? No, perché questo ragazzo qua voleva passare alla macchina. Il papà gli ha detto: zio, o prendi la macchina e vendi la moto o ti tieni la moto. Lui ha scelto la macchina e quindi è arrivato Passione Motori e si è comprato la moto. Io ho comprato la moto usata e l'ho guardata bene, era messa tutta bene, però come sapete poi ogni volta succede qualcosa, sempre. Usciamo dal traffico, ve lo racconto bene, perché vedere parlare con davanti una Lancia Y fa cagare. Tra l'altro c'è questa arietta fresca. Perché ci sono delle scarpe appese lì in alto? Cazzo, siamo nella West Coast. Fuck the police, coming straight from the underground. Questo tra un po' mi viene addosso. Oh yeah. Mamma mia, ma che è una processione qua. Questo col furgone va storto. La moto era a posto e me la sono portata dolcemente a Milano. Poi ci ho fatto tante uscite per i video che avete visto quest'estate. Sono andato a Bergamo, zona Piacenza, sono andato da un po'. In una delle ultime uscite, dove a luglio faceva quasi freddo lì in alto, mi sembrava che la moto non assorbisse bene i colpi, cioè le buche, quelle robe lì, mi arrivavano tutte potenti proprio sulle braccia, no? E ok che non è una moto, cioè non è un motard, quindi ok, non è che deve assorbire, però mi sembrava veramente troppo. Quindi arrivato a casa ho dato un occhio alla forcella e ho visto dell'olio sullo stelo. Quando vedi l'olio sullo stelo, la prima cosa che pensi è una bestemmia grande come boh. Perché se vedi l'olio sullo stelo vuol dire che la forcella non funziona bene, se perde l'olio, no? Se lo vedi proprio sullo stelo interno. Quindi cosa devi fare? Devi andare a revisionare la forcella, o comunque devi andare a cambiare il paraolio, se supponi che il problema sia quello. E nel mio caso, ve lo dico subito, il problema è quello, è un paraolio che per difetto di fabbrica purtroppo è fottuto, è solo da una parte appunto. Questo rende pericolosa un po' la guida, nel senso che non puoi posare troppo e devi stare attento a non staccare forte, perché se spari l'olio fuori e ti finisce sul disco non freni più e crepi. Qua tra l'altro stiamo andando nella via di Giovi, dove abita ancora la sua famiglia e suo fratello, perché Giovi adesso è in Brasile. Tanti mi chiedete sempre: ma Giovi che fine ha fatto? È in Brasile, ragazzi, tornerà prima o poi. Avevo pure trovato una chiazza per terra dopo la mia scoperta. Ho capito che erano cazzi amari. Sono andato comunque al concessionario e mi hanno detto che niente, me lo sostituiscono presumibilmente in garanzia, cioè nel senso la moto è nuova. Comunque vi farò sapere a breve. Adesso facciamo questo giretto qua sciallo e poi mi fermo, che vi faccio vedere il problema da vicino della forcella. Cosa stai facendo tu qua? Ma che cazzo? Ma sono normali? No, tu dimmi se sono normali ste donne. Cioè adesso io non voglio dire niente contro le donne, però lo dico. Ma come cazzo fai a fermarti in mezzo alla strada perché devi fumare? Ma che problemi hai? Ma c'era anche il parcheggio a fianco. Che cazzo ti dice la testa? Qua è dove col TM avevo scannato di brutto. Il problema è che il TM magari è un po' più adatto a questa strada tutta accidentata. Una Z800 con una forcella funzionante e l'altra mica tanto, no.
Cioè ha pure tirato dentro la mano. Adesso ci sto ripensando. Ha tirato dentro la mano perché sennò mi dava la sigaretta addosso. Cioè se un'auto arriva deve andare contromano per te che devi fumare lì. Ma vai a cagare. Tra l'altro ragazzi non fumate. Cioè piuttosto drogatevi. No, scherzo. Sprechi solo i soldi, piuttosto veramente li metti via, tutti i pacchetti che ho comprato li metti via, e se c'è il 50, minchia, ci metti sotto il TPR 86. Non ho mai avuto io soldi per comprare quelle robe lì, perché io non ho mai soldi per comprare cazzate, perché devo comprare altre cazzate. Cioè tipo, prima dovevo comprare pezzi per l'Aerox, poi ho iniziato con l'HM, che più che comprare pezzi dovevo comprare riparazioni. Ma poi con lo Squarna invece è andata bene, alla fine lì ci compravo marmite, carburatori, cilindri. Tipo questa strada qua, che l'avevo fatta col TM, no? È sicuramente più adatta ad una moto del genere, perché alla fine il TM aveva pure rapporti accorciati, tra l'altro. Fosse stata una Aprilia RS, 2,5, 2 tempi, già ci stava la cosa. Qua sono tutti curvoni larghi, cioè... Mi gasa sta moto, mi gasa, con se strade in mezzo ai campi infinite. Oh, che botti! Qua tra l'altro sta iniziando a far buio, nonostante siano le 7:30, però vabbè, stiamo andando verso l'inverno, quindi ci sta anche. Direi di trovare, dopo un po' di scannate qua, il punto per farvi vedere. Il problema è la forcella e andare verso casa. Cioè vi dico subito che non è un problema gravissimo, cioè non sono così idiota da andare in giro con una moto che tenta di uccidermi, però... Però va risolto. I coglioni sopra, maledetti tombini, madonna che dolore, non farò più figli, non farò più figli, cazzo che male, tombini di merda, li fanno e si infossano. Alla moto mancano i bilancieri, ve l'avevo già spiegato in un altro video, perché sto montando dei pezzi per SRT, diciamo che la moto ora è work in progress, è diventato anche buio, tra l'altro ho paura che adesso voi non vediate più con il filtrino ND che ho su, è il caso di toglierlo, ma che puzza c'è nell'aria, forse almeno puzza di merda, dice naturale, no, è puzza di catrame, roba chimica e boh, sicuramente qualcosa che fa venire i cancri. Oh, già che ho le quattro frecce le metto, scusa, o no? Minchia, ce le ho. Allora togliamo il filtrino, se si toglie. Riallacciamo il nostro zaino di XL Moto, che ormai è il mio compagno di viaggio amatissimo, dove posso mettere dentro tutte le mie camere. Proviamo il modo di girarci. Un pochettino sento la mancanza di bilancieri, perché avevo l'abitudine di appoggiarci tipo la mano, no? E ogni tanto sento la mano che va giù dal manubrio, perché mancano i bilancieri. The sound in the night. Ok, mi sono appena fermato, tra l'altro nello stesso posto dove avevo fatto l'altra volta il video, e praticamente il problema di cui vi ho parlato è esattamente questo qua. Un attimo che devo vedere, eccola qua, si vede subito che è sporca. Praticamente vedete che è sporca d'olio, ovviamente una forcella sana non deve essere sporca d'olio. Il problema è qua, paraolio, se lo si muove con l'unghia, tra l'altro esce olio. Il meccanico mi ha detto sì, usala, ma vacci piano finché non la sistemiamo, perché l'olio potrebbe finire sul disco. Adesso non è, fortunatamente non è oliato, però se fai staccate forti eccetera, spinge, l'olio finisce sul disco e poi dopo non freni più. Ok che ce ne hai due di dischi, però ridurre la forza frenante al 50% non è una buona idea, soprattutto su una moto che pesa 200 e passa chili. Questo è il problema in sé, lo sistemerò a breve, devo andare proprio domani al concessionario dove mi sistemeranno lo stelo e mi sistemeranno anche questa mancanza. Praticamente mi farò montare da loro le manopole, perché devono smontare il coso del gas. Vedremo poi la moto con bilancieri, manopole serie, spiroline qui e lì decenti e una forcella funzionante nel modo in cui appunto deve funzionare. Grazie di essere stati qui con me oggi in questo video e ci vediamo come sempre al prossimo video qui sul canale Passione Motori. Ciao.
sono le 7:40. Adesso bisogna fare la challenge per arrivare a casa in tempo. Rossi! Ma cosa? Miami.